Togliamo l'obiettivo abbonato che tanto non serve perché l'ho raggiunto. Prima o poi si è in vacanza. Ottimo, ma cosa che non si può fare di quando si è io mi sono tutti una scelta in faccia. Ah, non sto streamando al granché bitrate, vedo. Va bene, allora fai quello che vuoi, dai. Buongiorno. Che in realtà è tutto un test per provare il nuovo microfono di Elgato. Buongiorno, buongiorno, com'è? Ma figura, vieni a salutare se vuoi. Siamo in live col microfono che mi ha regalato il gatto. Buongiorno. Ma ti aiuto io a fare quel lavoro lì? Ma no, ma figurati, è solo cenere. È solo cenere, ho capito. Adesso si ammazza. Ho capito le tette laviche. Wow, chi vuole le tette laviche? Ti giuro, penso che eri incoglionito. Ok, fatto. Buongiorno, come mi sentite? Mi blocco alla porta e non può uscire. Poverino! Perché gli do il blocco? E l'ho messo per i gatti, ma ho dimenticato di Carmine. L'Ale con la felpa che invidia. Mamma mia, fa freschissimo qui. Fa freschi, però si sta bene. Si sta benissimo. Si sta da Dio. Come mi sentite? Ah, volendo posso attaccare anche la cam più bella, però per mezz'ora di live. Si sente bene, ok. Buongiorno. Posso fare anche questo se volete. Grazie al potere del Mac. Grazie Panic per i 21 mesi. Se volete una mano ve la do, per fare qualunque cosa. Ma che differenza c'è tra latte solare e crema solare? Che latte lo bevi? E poi ti protegge da dentro. Credo che il latte sia anche lenitivo, se non sbaglio, però non vorrei dire cagare. Ragazzi, che cosa cambia tra latte solare e crema solare? Usiamo la chat. Colazione. Guarda, se lo fai vedere l'Ale vomita. No, non lo è solo per pulire la pietra, te lo giuro. Ragazzi, È solo per. abbiamo anche l'aceto di alcol. No, per quello non è la madre. Allora, ti Ma, dico quello, due ma con due cose. mani dovrebbe Accendi il partire fuoco, i fuochi d'artificio. Sì, e poi il coso il. Grazie. Da me diluvia. Anche qua mi sa che pioverà tra un No, pochino. No, lo diceva la Alessandra, però che piove. no, che è velato. Wasurm, grazie per i No, perché 54 mesi. non dava velato, ma si diceva che l'una aveva adesso non c'è proprio. Senti qua, il latte solare serve per le scottature, la crema solare per riflettere i raggi UV e non cuocerti. Ma qua si dice SPF 30, Però c'è scritto SPF 30, non è che è forse. due azioni in uno. Non lo so. Me l'ha detto Lord Jackgang, che non so se è un esperto di. Allora, qua ci stanno i cornetti. Che cos'è che avrei chiesto te? I cornetti? A me è bastato la marmellata classica, non è un Non so. A me va bene quello che vuoi. Io credo c'è anche un panna cioccolata. Allora è il suo. Io la marmellata come l'Alefandra, grazie. Dobbiamo fare la caccia al gatto? Caccia al gatto. Guarda come ti rompe il bicchiere subito. Buona. Buono. Scusi la chat da qua.
Vabbè, tanto noi staremo in piedi a cucinare, che ti frega. Google dice che cambia solo la consistenza e la capacità idratante. Allora, questo è più morbido, più facile da stendere, non è colloso come l'altro. Perfetto, perché sono le piazze. Vieni. Grazie, no, sono un bicchiere. Ma porto qua tutto la maradan. Riesco a mettere la chat in un punto intelligente, ecco qua. Allora, prendi il bicchiere e pennarello, perché tu cominciano a pennarellare. Pennarellare. Oh, adesso vi leggo bene. Buon Ferragosto a tutti. Madonna. Insieme a gridare tra un'oretta, mi sa. È Eugenio, quindi oggi, lui ha il vino, dice vabbè, il vigore di solito è abbastanza fredda l'acqua, in estate, ho detto di così non sarà bollente. Da me sono stati caldo. Minestra. La minestrina calda. C'era temperatura giusta per l'acqua. Ma un sforzo della mola cinese in un giardino. A 40 gradi la tenevo. Grazie mille. Prego. Stavo male. Pensavo che le palpitazioni andava tutta viola in faccia, anche tenendo le braccia fuori, sì, non si può respirare. Così. Che problema ha questo con calore? Abbiamo la piscina riscaldata, scusami. Ho capito, ma la riscaldi per l'inverno. Di su così chiudi il bagno. Oppure la tieni dopo, 35 gradi. Anzi, non è neanche una piscina. Cioè, è proprio una spa fatta apposta per fare le bolle e stare calda. Sì, in inverno. Ma va là. Ecco, la piscina in inverno. Stanno cacciando il gatto. Qual è il programma di oggi? Adesso tra poco ci mettiamo. Allora, uno l'hanno catturato. Si sta benissimo qui, l'ale in felpa. Perché non c'è il sole, quindi è un po' coperto. Ah. Perché i gatti hanno la chiave. Ma perché l'occhio ha capito che se sbatte la cosa anche con la chiusura? L'ale alla felpa, amore, fatti vedere. Dov'è? Eccola là. Guarda che schifo. E poi l'acqua a 40 gradi. Capito, ci sono 20 gradi, è coperto, c'è l'arietta, ma che vuoi da me? Il problema è che quella porta lì ha il difetto che la maniglia ha un po' di gioco, quindi quando c'è tipo il tensore c'è dentro, apre. Certo. C'è stata l'ultima volta che l'ho fatto al genio, eravamo in studio. Che prurito. Vediamo se riesco a mettermi della musica di sottofondo. Fonte multimediale.
Musichino. Fai il locale. C'è temporale, chiudo la cucina perché almeno si apre la finestra, la cucina è chiusa, no? Ho paura di far saltare il troppo orario. Vediamo. Sì, che non trovo un file abbastanza lungo di musichina. C'è le canzoni singole di Super Mario, ma... Tu ti fai MP4, fai audio, vediamo. Io sono una di quelle che non riesce ad aprire i detersivi con la chiusura per bambino, eh. Beh, sono difficili da aprire. In tua difesa. Ma da quanto è buona, ci devo dire solo come... No, no, no. Ma c'è solo tu oggi, veramente. Ma questa è una giornata totale questa. Non è mai così. È per mai quello. Mai. O c'è un Alessio o un Alessandro. Posso mettervi il gabibbo, però non so se in loop sia il caso. Il gabibbo? Sì. Ma volevo mettere della musica di sottofondo. Ecco qua. Ecco, ecco qua. Ok, si sente la musica? Così alta. Così? Non andavo bene io che cantavo, ma... Stai zitta, Alessandra, nessuno ti vuole. Sono una che persone. Va bene così, almeno abbiamo un sottofondino fortissimo, adesso non è più. Ma avete visto il potere del Mac che cosa mi fa fare in live? Guarda. Che cos'è? I fuochi d'artificio. Sono proprio quegli effetti che si provavano su Replica, che erano da boomer da morire già all'epoca. Ma cosa vuoi? Ma come da boomer da morire? Ma che dici? Tra l'altro, guarda, se io posso connettere il telefono in un qualunque momento. Ecco qua. Possiamo fare il tour. Perché fare sta cagata? Allora, intanto Colote che ti calmi. Posso far vedere la... in giro? Certo. Okay. Non ci sono... Basta che non sai vedere le armi. Armi? Ci stiamo preparando qui. Non so se mi si sente il microfono da là adesso. Il test per tutti i naso così. Allora facciamo qui, così. Qui dove si cucinerà. Qui dove si cucinerà. Viverà un po' di mal di schiena. Sto traducendo. Dai, tu fai. Io parlo. Abbiamo il doppio fuoco. Doppio fuoco. No, perché adesso sto ordinando, non credo di darlo a questo, però il problema è che Carmine ha comprato 800.000. Utilizziamo il tempo. Certo. Ma qua non c'è la pietra, però c'è questa. Stanno discutendo della pietra per cucinare. Non so se sentiate. Cosa stai dicendo, Alessandra? Niente, niente, ho detto niente. Fammi il cuore con le mani. No, niente. Ecco, ecco, ecco! Oh! Hai visto? La tecnologia. Comunque stiamo streamando da un Mac attaccato all'antennino lì in batteria. Però... Eh? Comunque alla peggio ci sta attaccando la ciabatta. Certo, va bene, non va. Aspetta, pausa. Se faccio disconnetti. Ah, bisogna comunque. Vabbè, vi metto in tasca. Ecco qua. La mia idea. Allora, io mi sono portato via il costume per fare Crusader Kings. Cosa? Ho portato via il coso medievale per giocare a Crusader Kings. Perché dovevo farlo ieri sera. Però ieri sera c'è stato un piccolo problema. Madonna, siamo arrivati in ritardo di 3 ore. Ecco, puoi raccontare quello? Sì, 3 ore. 3 ore. Siamo partiti all'1, siamo arrivati alle 9. No, che dovevate arrivare alle 5. Alle 6. Per le 6 dovevamo arrivare. Però, minchia, è stata una sfiga di inizialmente era alle 5. Però è vero, sembra il cammino dei Weasley. Dei? The Weasley. Sì. Bellissimo. Scusami, levo dal capo. Praticamente, noi eravamo tutti pronti, però la macchina, come sapevate, doveva fare la pulizia del FAP.
Cosa che ovviamente non ha fatto, perché vaffanculo la macchina. Allora mi sono fermato a un meccanico. E il meccanico mi fa, va bene, ti facciamo la rigenerazione forzata. Questo dopo 40 minuti che eravamo lì. E allora ci fa la rigenerazione forzata. Che succede? Dobbiamo sparare a qualcuno? No. Ah, esce il vicino, ok. Mi fa la rigenerazione forzata, che dura una ventina di minuti, e la macchina sistema il motore, quindi il motore va benissimo. Cosa stai facendo? Secondo te, Marco, cosa sto facendo? Il presepe? Quanti rumori fai? Solo che durante la rigenerazione forzata, la macchina ha ben deciso di smettere di far funzionare l'aria condizionata. Allora siamo stati lì un'altra mezz'ora per far sistemare l'aria condizionata, cosa che non ha risolto. Al che siamo partiti con l'aria condizionata che buttava fuori solo aria calda. La teoria è che il motore era già caldo perché avevamo fatto già 2 ore di viaggio. Gli abbiamo fatto fare la rigenerazione forzata, che ha mandato il motore in visibilio. E il motore ha detto, ma col cazzo che io adesso mi scaldo ancora per farti avere l'aria condizionata. E quindi la macchina funzionava, ma non l'aria condizionata. Cioè usciva proprio aria calda. E quindi noi ci siamo fatti, alla fine, tutto bene? Alla fine ci siamo fatti 3 ore di macchina con i finestrini abbassati in autostrada perché l'aria condizionata non funzionava. È stata veramente una roba terribile. Io adesso non so se stamattina l'aria condizionata va. Ho lasciato riposare la macchina, ma lo scopriamo. Dovrei provare ad accenderla. No, non era fattibile. Vi assicuro che non era fattibile. Siamo arrivati che ero fatto di appiccicume. Cioè mi sono dovuto fare la doccia. Io ieri mattina ho fatto la doccia. L'ho dovuta rifare ieri sera perché era uno schifo. Arrivano alle 11, Alessandra. Vado a preparare, una volta che sono pronta, basta, non rompi più le palle a nessuno, metto un angolino. Non rompi più le palle a nessuno, è impossibile. Vuoi vedere che? Infatti poi, Marco, piripiripipi, Nel caso, comunque, c'è la tecnica della bottina porta che si apre come falocchi. Lo falocchi non posso farlo io. Sono a casa di Eleonora, che adesso si sta ammazzando dietro una tendina di Vimini. Ma non posso aiutarti. No, è che non ci sta qua, perché sto usando la scarpa. Ma non sono preoccupato per lei, minimamente. È ancora la Renegade Gatto Review? Sì, però funzionava. Lui ha cercato anche di infilarmi la... Allora, ti spiego. Come si chiama? Puoi andare dal bagno se vuoi, di sopra. No, perché ci sta cagando Carmine, non te l'ho auguro fuori da poco. Allora, ti faccio vedere la strada. No, non può notare nulla che non sia una griglia. Non vuole. Comunque sta andando tutto bene, mi sembra, la live. Ho visto qualche calo. Però, ripeto, siamo in 5G con il routerino portatile, il Mac a batteria. L'unica cosa che gli ho attaccato è stato il microfono, che mi sembra più che onesto. Abbiamo perso il 3% di batteria per 20 minuti di live. Cazzo, non dura neanche il mio telefono. Beh, questo è il null plus ultra della tecnologia, dell'internet. Cosa ridi? Cosa fai? Di quando è quel giornale? Ah no, 12 agosto 2022. Vabbè, recente. E indovina, era proprio stato preso per accendere il fuoco. Certo. Ma c'era la notizia della banana di coso.
No, sul giornale, dove stai guardando? La banana di Fontana, dell'altro? Ah, è vero. No, questo è... Ah no, non è Trump, è Trump che dondola su una banana. Quindi Green non ha un acquario al posto delle costole, solo quando streama. Non è detto questo, c'ho la piscina però. Volevamo fare la live assieme, io voglio farti fare una live con te su Crusader Kings. Se ci avanza tempo da qualche ora. Beh, allora, sicuramente stasera sì. Stasera? Dai, così mi vesto da coglione e lei mi può prendere in giro. Cos'è, bucato? Ci passa attraverso. Puoi caccarci dentro? Ma vedete se c'erano i topi. Io se no mi sento forte se faccio il topo. Beh, dà più sapore alla carne che poi. Però, ah, ecco, sì. Non c'è la salsiccia di Bra perché è arrivata al macellaio e ha detto che non era granché. Ok, e perché quindi... il caldo probabilmente. La carne speciale un chilo e mezzo e dopo facciamo tutto, vabbè, tanto io mentre griglio non mangerò un cacchio probabilmente, quindi mangerò no, dei bocconcini. No, senti, anch'io tutte le volte non mangio mai una minchia, questa volta cucino. Cucino prima io? Così mangiamo tutto. Cucino io? No. Green è alta come te, nessuno è alto come me. L'ho preso il baccalà, mamma mia, anche quello, che giro di merda. Te l'ho detto, no? Che sono andato a sì, sudare. Sì, orari completamente diversi rispetto a Google. Sì, più che altro ho buttato via mezz'ora della mia vita sotto il sole. Senza motivo. Poi l'ho preso, ma soprattutto l'ho portato qui con una vasca frigo, non so come si chiamano quelle robe lì. Le borse frigo. E però non è una borsa, è plastica dura. Si chiama comunque borsa? Perché... Sì. Che si attacca alla corrente. Non so se... Portatile. Sì, forse una ghiacciaia portatile. Solo che ghiacciaia portatile sembra una roba più professionale del pezzo di plastica che avevo io con la ventolina attaccata all'accendisigari. Ma non è proprio un frigo portatile. Quell'ibrido lì... Si può fare il baccalà alla griglia? Sì, però io l'ho preso mantecato. E io spero che sia arrivato bene perché ho preso 600 grammi di baccalà da mettere sopra la polenta. E infatti ieri dal baccalaro mi fa, vuoi anche i crostini? E io dico, eh no, usiamo la polenta. E lui, ah... Una piega davanti. C'è stata proprio una reazione. Le cose fatte bene. Era contento. Ultrim, grazie per i 30 mesi. Era molto contento lui del mio piano. Van, 22 mesi. Come la metà dei gatti. Buon Ferragosto. Come? Ah, perché sono 44 per la... Ok, ci ho messo un attimo. Sono un pochino lento stamattina. Ah, la consistenza del cocco è per quello che mi viene voglia di mangiarlo. In realtà ha un buon profumo anche la diavolina, se non ricordo male. Sa di benzina. Punto. Sì, ma non è, cioè... Non ti viene voglia di mangiarlo. A me, cioè, io vorrei ficcarmela in bocca tantissimo, ma non posso. Credo che sia una cosa che fa molto male se sì. Mangi. Cioè, non è una roba che... E credo sia la lavanda gastrica. Non è una roba che ti dici, vabbè, mi viene un po' di diarrea. Capito. No, stai proprio male. Ci sto mettendo dell'impegno a non ficcarmelo in bocca, perché Carmine ha vinto tipo quel nugget in Giappone, tutto di plastica. Vabbè, ma quello lì la madre l'avevo masticato anch'io. Io non ce l'ho ancora mangiata. Mangiare la diavolina è come mangiare messicano, se è accesa però. Non ho bevuto nessun caffè, incredibilmente. È vero, lo vuoi? Ma sai che anche no. No? Io mi sento abbastanza sveglio, ti dirò. Certo, vale. No, quella peggio che peggio. No, vabbè. Beh, allora se riusciamo stasera facciamo... facciamo la regina Eleonora. Su Crusader King. Bello.
e andiamo a fare gli intrighi di sesso. No, mi è di nuovo rievocato quel gioco. No, non quello. Che riuscivo, no? Ma perché? Mi ha traumatizzato. Mi ha proprio traumatizzato nel profondo. No, Cog, tu non puoi partecipare, te ne devi andare via, va bene? Rompi coglioni. Vero che è bellissima la location? Io ci vivrò qua. Vengo qui, abusivo. Tanto non mi può mandare più via poi. Poi ci sono 3 camere da letto. No, 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 qui. Ah, qui proprio. Sì, sì, sì. Ma stasera se vuoi anche mangiamo qui, perché è più fresco che stare in casa a cenare. Va bene. Che sfiga che non sei riuscito. Ma, ma ascolta, ma metterne 2 o 3 più piccole? Rotola tutto. Oh. Cioè era proprio bella questa, solo che un giorno ha fatto fuck e si è spaccata. È normale. Lo so. Poi vabbè, adesso vedi che va pulita perché ci si sente anche il profumo. Sì. Mia madre fa accendi la griglia che prendiamo. Mamma, ma è luna e fa accendila. E io, cioè non è che per lei è una cosa che tipo accendi con l'accendino e finita lì. In realtà c'è un accendifuoco fighissimo. No, è tipo un bidone della monnezza da ufficio, d'acciaio, con un manico di plastica. Tu metti dentro lì la carbonella e si accende tipo in un secondo e poi dopo lo spargi e hai fatto tutto quanto. Quindi proprio per farla alla veloce. Esatto. Sì, nel senso che quello che stai facendo tu lo fai in 2 minuti. Com'è che si chiama quell'affare, ragazzi? Ah, accendifuoco Weber. Ah, okay. Sembra, mi aspettavo un nome un po' più specifico. Beh, cioè, io accendo sempre con quello molto fico, vedi? Siamo passati dalla moka con Yotobi e Moro al barbecue con Green? Sì. Sì. Beh, non so cosa c'entri, però sì. Non è neanche domenica. No. È che io non usandolo non ce l'ho perché io ho il gas. Due minuti no, ma è molto rapido e ti incasini di meno. No. Che palle che queste gag non me le fa con la telecamera esterna. Si frizza. No, no, con la telecamera esterna. C'ho la webcam 4K. Ti giuro si frizza. Non so perché. Ciao Lino! La signorina è Green Staryu, seguitela. C'è gli underscore da qualche parte sul link, perché sennò non so scriverlo. No, è soltanto il suo nome. Vediamo se riesco a scriverlo. È partito? È partito! Ho toccato la diavolina con le mani, adesso... Non... Bleh! Mi è arrivata la zona di benzina. Questa è benzina. Convincetelo a fare la live dalla piscina. A parte il fatto che oggi non credo che ci sarà spazio per stare in piscina. C'è temperatura per stare in piscina. Sì, aspetta. Sì, si arriva a 29 gradi. Quella che ti dice non è mai vero. Allora, se l'acqua arriva a 30 gradi, io ci salgo, ci entro. No, che cazzo 30 gradi? Che caldo! L'acqua... E per rinfrescarsi la piscina, no, non per fare il brodo, no, se no butto il dado star al posto del cloro. Volentieri. No. Ah, ecco cosa Ho visto, non mi pare, in Corea, mi pare, non mi ricordo se era in Corea o in Giappone, comunque matti tutti, che c'è una mega piscina gigantesca fatta con l'hot pot. Sì, l'ho vista! Andiamo? Ma che cazzo! Piscina calda, ma spacca tutto! Ma sì, ma ragazzi, 40 gradi, io ci sto dentro e sono la persona più felice del mondo. Ma no, è gelata l'acqua! Appunto! Entrare in acqua significa avere la diarrea.
Io adesso purtroppo quest'anno non l'ho montata perché tra piogge e rotture di cazzo non l'ho montata, però io ho la mia spa gonfiabile che fa le bolle, anche su di me fa le bolle, perché mi ha attaccato chissà che cazzo di coso per via del cloro, e io la tengo a 39-40 gradi. L'Ale dice, no, è troppo caldo, però è quella la cosa bella. Dove me la metto d'inverno? Ma no, stai controllando l'acqua? Cazzo, se devo alzare il brutto da ieri sera. Che cosa? È quasi 7-6. Il picacca. Vabbè, che ti serve? Posso giocare io? Un messaggio a Cali, dice di portarmi il telefono giù. che è in camera da letto e in camera da letto su. Aspetta, Devo trovare all'interno del gruppo. Faccio prima a fare così. No, non faccio prima a fare così. No, non mi aprire la webcam. Eccolo qua. Tom, mandagli un vocale tu che dopo sembra strano. Mi porti giù il telefono in camera da letto, please. Mi sa che ha perso la prima parte. Chiede il telefono che è in camera da letto. Sì. Partita subito. Ok, inviato. Sono ancora attaccato a Starlink? No, ok, sono attaccato anche qui. Le ho portato Starlink, adesso stiamo facendo delle prove. Però ancora non lo mangiare il riduttore di pH. No, guarda che ho perso. Vedi quel buco che c'è nel giardino? Sì. Abbiamo solo aperto la busta, ha fatto una nuvoletta e... Io ho bruciato il giardino con il tappo della piscina. Che l'hai poggiato... L'ho pulito, è che non è che potevo tenermelo in mano perché il tappo della piscina comunque è grande così, gonfiabile. L'ho appoggiato per pulirlo e ha bruciato tutto. Ottimo. Grazie a Lollo, buon Ferragosto a lei, a Vitti, buongiorno. E siamo a 6, Sophie Tair. Sta guardando la quantità di riduttore di pH come un sommelier guarda un buon bianco. Così. Bruciata per il caldo o per il cloro? Non lo so, purtroppo credo entrambe le cose. Guarda. Se si era bruciata l'erba da me per il caldo o il cloro. Il cloro è pure peggio, però il riduttore di pH sì, è sì. Veramente un programmino. Non esagerare, aspetta un attimino. No, lo so, okay. Io le metto un terzo di quello che ci va. Ok. Perché... No, perché si deve sciogliere, c'ha mille ci cazzi. Mette meno di 2 ore a sciogliersi questo. Tanto comunque. No, tanto tu pensi di andare in piscina? No. Yay, caffè! Sta facendo il caffè, sicuro che non ne vuoi. Va bene, sì, dai. Se lo sta facendo, lo bevo. Capito? Cioè, non volevo disturbare. Se c'è, bevo. Sì, ma perché ha piovuto ieri? Ma io poi non gliel'ho abbassato ieri. Perché ho detto, se piove, che cazzo glielo metto? Che tanto non me lo riporta. Sei proprio brava. Sì, se ti serve una mano per darlo fuori. È un forno da pizza quello? No, è un camino. Sì, che buono. Dove è il forno? Fondo è un forno da pizza. Ah, sì, allora sì, scusa, non l'avevo visto. Ma un colpo di succo ce l'hai? Ce l'ho. Sono già succato. Bravo. No, stavo cercando l'attacchino perché devo sistemare poi il wifi di... Ma Dante ha detto che si deve settare per un... No, il ripetitore della Fritz. Ah, madonna. Io non capisco un cazzo. In realtà ho anche la telecamera 360 per farci dei grandissimi selfie, però vado a caricarla. E vuoi che te vuoi metterla in carica? Sì, grazie. Beh, dopo, non... Siamo a casa di Eleonora, che non mi sta facendo dare una mano perché... Ah, sì, ma perché tanto adesso è soltanto da scaldare un po' sotto. È invidiosa perché io lo potrei fare meglio. Bisogna sempre osservare bene la strumentazione a disposizione. Metti che a luna di notte vi viene voglia di una pizza. Guarda, me la ordino.
Che poi fare la pizza è una rottura di cazzo incredibile. La devi fare un giorno prima. No, 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 vabbè, allora, quello sì, l'impasto sì. A parte il fatto che io l'ho fatta la pizza col CEO di Twitch. È vero. E ne ho mangiato una fettina piccolissima della mia pizza. Fatica. E poi hanno detto, ve la lasciamo che ve la portate via. Non è vero, l'hanno buttata sicuramente. Però io stavo pensando di spostare il tavolo fuori, perché se io poi metto a cucinare, vi affumico tutti. Questo tavolo, dici lì? Sì, ci metto sotto per renderlo dritto, ci metto i... delle zeppe. Sì, che ce le ho. No, cioè esce dalla, dal camino, però... Però sta uscendo anche da lì, sì. Tra poco tu saprai di costine. Ma io sono contento. Il mio... Grazie Lucine per i 66 mesi! Facciamo partire un treno? Faccio così. No, non l'avevo avvelenata, è che loro ci dovevano assolutamente far assaggiare la loro di pizza, che va bene, ci hanno fatto assaggiare le loro pizze a mille gusti e mille cazzi, per carità, buonissime, però la cosa bella era che volevo assaggiare la mia di pizza, visto che l'ho fatta io. Stanotte mi avevi sentito tossire come un anziano? No. Perché ho tossito come un anziano? Perché adesso c'ho l'ugola che si gonfia e stanotte... mi ha dato fastidio tantissimo, continuavo a tossire. Ah no, ma a parte che comunque avessi anche urlato non ti avrei sentito, sono diventata Eravamo fossile morti. Ieri quando mi sono messa a dormire. Maledetta Ugo, no, voi non avete idea. Bago, grazie per la sub regalata! È stata tutta colpa di Cold che mi ha fatto il massaggio shiatsu e da quella volta mi si è ingonfiata. Ringolosita la cosa. Che bello, io mi sdraierei lì sopra. E mi piace stare al caldo. Poi appena ci sono più diventi cari. Ah no, io sto morendo di caldo. Poi l'aria accendiamo il ventilatore. C'è caldo e caldo. No, sei rotto i palle, ma... Ecco qua. Tanto Cold, eccolo qua, che ieri mi ha rotto il cazzo, ma non mi lascerai da solo a Ferragosto? Eccomi qui, scemo, eh? On streaming, for you. Dammi 20 euro. Insulti gratuiti? No, veramente, allora non è una stronzata, da quando mi ha fatto il massaggio shiatsu ho questo problema all'ugola. Però l'ha detto lui che è normale una roba del genere, che dove tocchi poi dopo succedono cose. Me lo hai rotto, Cold? Non che prima fossi particolarmente adone, eh. Roger Man, grazie per i 65 mesi. Non mi farò mai toccare. Però in realtà bisogna fare tanti processi di toccamenti. Andrebbe sistemato e ci vuole un po' per rimettere tutto a posto, vedi? La prossima 12 ore facciamo anche lo shiatsu dove viene Cold e mi stritola. Mi ha sfrizionato, mia. Vedi, adesso già fa troppo caldo, io vado a casa. Sì, sì, io prego che domani l'aria condizionata della macchina ci sia, perché sennò veramente mi do fuoco. Perché domani col cazzo che troviamo un meccanico aperto. No. La vedo difficile, a meno che non sia un problema emergente. Se l'auto di una parte... La grigliata lo può mancare anche con 35 gradi. Questa è la prima grigliata che faccio in compagnia a Ferragosto. L'ale e la felpa, sì, è una merda, guardala. Non mi lasciate stare, a vivere. Faccia farle. Per una volta che ho freddo e non muoio di caldo e solda. Sto tanto bene così.
Noi ci siamo svegliati la mattina, abbiamo sentito l'aria fresca della montagna, bellissima. Cocchi, non dire... Portala in ospedale, ma lo farei, è che rincoglionita, non è, è un problema di testa. Sono 22 gradi, amici, si sta benissimo, è coperto il cielo, c'è l'aria fresca, state buoni. Io non ho veramente parole per questa cosa qui. Siamo in zona Torino. In casa mia l'aria condizionata è 19 gradi e sono in mutande. Gradi è già troppo caldo. No, dai, si sta bene. Non fa caldo, si sta bene. Perché voi non avete idea di ieri sera che con l'aria condizionata rotta faceva un caldo terribile. Man mano che ci stavamo avvicinando qui, la temperatura è passata da 38 gradi a 22, eravamo contentissimi. Bravo Cold, questo è un ottimo metodo. Comunque siamo in live fino alle 10 e poi chiudo tutto, che adesso voglio iniziare a dare una mano a sfritolare. E io col Dalien vorrei andarlo a vedere, però l'Ale non li ha visti tutti. Cosa? Gli alien. Un cucchiaino, grazie. Hai fatto casino, Alessandra, come sempre. Puoi stare qui due minuti, Ele, prima che chiudiamo? No, stai a chiacchierare, non so. Ah, poi partiamo. Non sono truccata, però. Beh, se non dà fastidio a te, beh, non... No. Neanche io sono truccato. Mi è andata... Fuliggine? Sì. Comunque. Guarda che c'è Xyrex. Sì. Ah, no. Come sì? Sì. Ah, pensavo che facessi dove... oggi. Vabbè, infatti non capivo, sì, deve partire ancora. Non ho mangiato di tutto che vi spio, io non prometto niente. E faglieli vedere. Gli alien, ma guarda che è un incubo, io voglio, alla devo fare vedere tutti gli alien. Ma ne ho tutti... parlato bene anche dell'ultimo che è uscito. Sì, però se non abbiamo visto gli altri, che cazzo serve? Chi è che non ha visto gli alien? No. E neanche i Terminator. Well, vabbè, ma Terminator lo posso ancora capire. Sì, magari li ho visti, però ho visto. Però non contiamo gli Alien vs Predator. Ma sai che non era neanche così male. Il primo, dici. Il però primo. Gli altri. Il secondo c'era Raoul Bova. E moriva subito. Era proprio una cosa randomica, tipo Kanye West a casa di Emma Marrone a mangiare la cacio e pepe. C'era proprio quella cosa lì. Veramente non aspetta, questo lo devo svuotare. Non ha visto neanche i Predator, infatti noi non abbiamo guardato Prey. No, non ha visto Prey anche quelli. Ma perché Prey era bello? Ne hanno parlato bene di Prey. Che sì, quello è il prequel, no, Prey, con la ragazza no. Che è sempre sì, è vero, è il prequel. Forse è il prequel. Non mi ricordo, sai. Il bello resta il primo. Ma di cosa, il Predator? Con Schwarzenegger. Mamma mia. Era carino anche quello con, come si chiama, il pianista. Quello col naso storto. Ah, quell'attore lì, che non mi ricordo mai Adrian come Brody. Si chiama. Adrian Brody, esatto. È affascinante. È Predators. È quello lì su Predators. Quello è carino. Era carino, sì. In quel film c'è anche cosa. Chi c'è? Il messicano. Ah, Macete? Sì. Sì, non me lo ricordo. Danny Trejo. Sì. Non me lo ricordavo, Danny Trejo. Vabbè,
Prei bellino. Io tutti questi film li posso vedere perché la Ale è indietro. E, poi, e dopo, dopo mi ma chiede per tutti. Cazzo dici, non puoi vederli perché la Ale. E poi mi chiede, ma questo chi è? E cosa fa? Perché fa così? Mica, se ho visto il primo film 3 anni fa, io che minchia mi ricordo. Come mia madre che quando vede i film di supereroi, ma non è possibile, cosa? Nessuno vola nella realtà. No. Già, esatto, ok. Era per te l'altro panaccio ora. Perché non hai ragione, Cold. Devo chiedere, aspetta che magari ci si vede tutti se faccio così. Perché sono in mezzo. Allora, io mi sa che devo Il caffè. Anche vedere tutti i pianeta delle scimmie è stato difficile e non abbiamo visto quelli vecchi. Non quelli vecchi. Mi annoia, cioè quelli nuovi. Sono belli quelli nuovi. Io non ho visto manco quello vecchio. Due volte. E quello vecchio sì che può annoiare. Quelli nuovi sono belli. L'ultimissimo potete evitarvelo. Perché l'inizio di una nuova trilogia ma è un grandissimo chi se ne incula per quanto mi riguarda. L'inizio della trilogia. Sì. Finché si va a vedere, finché si possono cavare il sangue alle rape. Nel senso che, allora, mi piace perché la cosa figa dell'inizio della nuova trilogia è che ci sono dei dettami che aveva dato l'altra scimmia dopo tante generazioni che sono state mal interpretate. E quindi ci sono due fazioni che le interpretano in maniera diversa. Però non hanno sfruttato bene questa cosa, secondo me. Si chiama religione dalle lupe. È esattamente quello. Grazie Johnny per i 5 mesi. Cominci perché è comunque buono. Però non... O si sviluppa meglio negli altri, però come inizio è stato quello che era. Ma se vuoi avere figli di caffè. No, devo ancora bere questo, guarda. Sto aspettando che si fredda un pelino. La lacuna su Alien è inconcepibile, dovete fare una bella maratona per recuperare. Allora, c'è da dire che oggi Alien 1, secondo me, ti fai una bella pennica. No. E allora, è un horror... Allora, è un horror vecchio stile. Intende... No, avevo già detto urlato no. È un horror vecchio stile Alien 1... che era ottimo per il suo tempo, però se lo guardi oggi non succede fondamentalmente una sega per 1 ora e mezza. Però comunque nel contesto, cioè non ti viene da dormire. No, è che è lento. E non... non è lento, è che noi adesso siamo abituati a fare 300 cose. Esatto, non si capisce mai la merda, è sempre così. Ma infatti non sto dicendo che è invecchiato come film, ma siamo abituati a un altro concetto sia di horror sia di atmosfera che lì è desueto. Il 2 è action, non è più cioè horror, è più action. Però hanno fatto uscire la scaletta per guardare tutto in ordine cronologico. Ah, degli Alien anche? Sì, perché adesso Romulus... E dopo Covenant, credo. No. E dopo gli Alien. Ah, perché? Quindi bisogna guardare Prometheus, Covenant... Aspetta, perché l'ho condiviso in piccolo ordine. Perché me la sono salvata perché voglio rivedermi tutto in ordine. Vai, vai, che lo guardiamo anche noi, allora, Alessandra. Aspetta. Allora c'è... Vabbè, i primi Alien vs Predator li saltiamo, che sono Alien vs Predator e poi Requiem. Poi c'è Prometheus, Covenant, Alien Romulus, Alien 3 e Alien Resurrection. Perché sono in ordine cronologico nella storia. Quindi Romulus e dopo Alien. E dopo Alien, cioè, sì, infatti è giusto che Covenant sia prima di Alien, perché Prometheus e Covenant succedono prima di Alien. A me non era dispiaciuto Covenant. A me è piaciuto tutti e due quelli. Prometheus, insomma. Cioè, allora... Quello è proprio puro horror, eh. Cosa, Prometheus? E Covenant, sì, rispetto, essendo più nuovi, è proprio horror anche un po'... Ma che Prometheus succede una sega? Le cose che escono dalle proprie persone, cioè
Ma sai che mi ricordo io Prometheus mi ricordo dei bellissimi scenari, mi ricordo. Però Covenant mi è piaciuto. A me ha fatto solo incazzare il solito incipit della storia. Mm-hmm. Che cioè, sono tutti scienziati. Che è sempre lo stesso però l'incipit di Alien. Cosa succede? È finita, siamo morti? Va bene, dai. Ma cosa sta prendendo il pop che fa questo rumore? Vabbè. Il fondo della pietra forse. Vabbè, dritto amico mio. No, era scarsa in Covenant la CGI? No. Erano bianchi. No, aspetta. No, erano alien normali. Quello bianco era quello di Covenant di Prometheus. No, che in Covenant, no? C'è il solito incipit del cazzo, ci sono questi che metà sono scienziati, sì. vai in un altro pianeta che sembra ospitale perché c'è l'aria, ok? Sì. Perfetto, top. Ma i batteri? Ma i virus? Nessuno ci pensa? Ma non si alzano solo. Cioè, è la prima cosa che pensi se vai in un altro pianeta, che cazzo se ne frega se c'è l'ossigeno su tutto il resto? Il problema di Alien poi è che sono alieni, cioè che... Il messaggio di fondo è sempre che ci sono i ricchi che sfruttano, no, i poveri, e quindi anche se sanno che potrebbe andare tutto a merda, li usano come vittime sacrificali. Sì. Ed è una roba che purtroppo è un po' troppo ridondante. Ma perché penso che si basi sul principio che tutte le spedizioni che effettivamente vanno da qualche parte è soltanto a scopo di lucro alla fine. E va bene, però, cioè... Okay. Perché è ridondante come discorso, tu dici? Sì, non lo puoi fare su 5 film. Tanto comunque non frega un cazzo perché la gente va lì per vedere lo splatter. Sì. Grazie a Winston Blue per i 7 mesi. Infilano la faccia nelle piante degli e negli animali. Sì, veramente. No, è quello che mi dà fastidio. Cioè, tu sei uno scienziato, quindi una persona con un po' di raziocinio. La prima cosa che capisci? Sì. Preferisco che mi cambi magari i personaggi, mi metti i soliti rincoglioniti. Oppure che me li lasci col casco, ma l'altro gli si apre la tuta e gli entra la qualsiasi. No, ma sono d'accordo. Cambi 3 cose della trama, una minchiata. Oh, comunque, 50 minuti di live, 12% di batteria è andato via. Pochissimo. Yes. Cioè, io se faccio... Poi per carità, è attaccato solamente il microfono. È l'aceto di alcol, così lavo la pietra. Cos'è l'aceto di alcol? È aceto di alcol. Grazie. Non avrei saputo che era aceto di alcol, antiossidante e metabisolfito di potassio. Cos'è l'aceto? Hanno fatto decantare l'alcol? Come funziona? Cioè l'alcol puro però senti, fermentato? Che è? Sa di aceto e alcol. Effettivamente sì. Che dire? Ho preso le bibite, l'ace gentile. Non si smette mai di imparare. E alcol è andato a male. In botti di rovere per 20 anni. E balsamico no. Però questo evapora tutto. E beh, c'è che è alcol. Infatti non alcol e aceto. Sì, ma bisogna anche grattarla, che la pietra lì è grattata, sì, prima. Sì, l'ho già grattata prima, adesso non sta attenta. Sì, intendevo dopo che aveva passato quella roba sì, lì. Sì. Poi quando la scaldi, quando diventa bella calda, la prima cosa che fai ci butti questo, gratti con la spazzola. Ah, aspetta, abbiamo la definizione. E poi, quando è diventata bella bollente, continua a versare fin tanto che non credi che sia pulito. L'aceto di alcol, detto anche aceto bianco, è semplicemente una soluzione di acqua e acido acetico. Quest'ultimo ottenuto tramite doppia fermentazione, prima alcolica e poi acetica. Ecco, cosa ti continua a dimenticarmi di comprarmi degli occhiali da sole per quando... Perché? Perché mi arriva sempre il fumo negli occhi. Ah, vabbè, ma non servono da sole. Sì, quelli potrebbero andare bene, vedo che sono troppo lì. Ho bevuto il coffee. Cos'è bravo? Cosa sono, un bambino? Sì. Lo sono. L'ale e la felpa è una merdaccia, ragazzi. Che dobbiamo fare? Sta bene, sì.
Mi mancava mettermi la mia felpona di lì. Ma vai a cagare, vai. Guarda che bella che è. Guardate che bella. Chi è che non lo vuole mettere? Ricordiamoci che Final Fantasy fa cagare. Ecco. Le campane! Mica come quelle che ti ho mandato. Madonna, vabbè, quelle lì però erano a festa. No, non erano, cioè queste qua vanno, lo fanno tipo ogni mezz'ora la sera e la mattina presto, capisci? Come hanno detto quando uscirà Kingdom Come 2? Quando esce Kingdom Come 2? Bastardi, non lo dicono alla Gamescom? Sarà traperato da qualche lì. Non ti trovavi bene con le stelle di tutto? Non niente. Infatti li devo ricomprare. No, oltre il 2024. No, non l'hanno. No, febbraio. 2025. Allora, da un lato meglio. Da un lato meglio perché quest'anno deve uscire una quantità di roba che va a fanculo. Sì, ma possiamo dire anche una cosa. Quando è uscito l'uno, si sono presi tanta di quella merda per i problemi che aveva. Sì, hanno fatto bene a rinviare. È meglio che esca più avanti, fatto bene. Tu stesso non lo avevi apprezzato. No, infatti. Nulla, l'hai dovuto rigiocare 3 anni dopo. Però 3 anni dopo che è bello, il gioco più bello della mia vita. Quindi. Allora, sono le 10. Super Sonic Charge, una tecnologia che ricarica lo smartphone in appena 4 minuti. Tiriamo fuori. Non ho ragione un attimo. Saporirla. Saporirla, cioè non posso mettere le spezie perché Maurizio ti fa da addosso. Però magari tirarla fuori. Ieri nel nostro viaggio della speranza ci siamo fermati in autogrill e stavo per comprare una di quelle cose di sali giganti. Scusa, per... ma hai raccontato tutta la storia per bene dalla partenza? Sì. Quelli di sali al turmero. Sì. Sì. Sempre stato il mio sogno. Infatti, però c'erano dei gusti un po' particolari, perché c'era il sale tartufato, poi c'era il peperoncino con cazzi nel culo, quindi non c'era una roba normale che diceva, vabbè, possiamo cazzeggiare. Così suona un po' male. Però grande. Allora... perché la carne abbiamo le costine, gli spiedini, le salamelle, sì. Ehi, il peperoncino con i cazzi in culo è particolare. No, non c'è l'abra. Non sta attenta. Non sta attenta. Non sta attenta. Tu non stai attenta. A cosa? L'ha detto prima che la salsiccia di Bra non c'è. Tu dici mentre io ero andata a truccarmi? Certo, caso. Devi stare attenta. Non hai seguito la live? Cazzo. Perché l'abbiamo ordinata, ha detto che gli è arrivata e faceva schifo. No. E questa è quella che tu mangi cruda. No, però no. C'è una carne che abbiamo ordinato un anno fa. Quindi è ridotta, che costa... che abbiamo pagato 75 euro per un chilo e mezzo. Sì, perché una di quelle lì crollate un anno nel grasso del di lardo di foca, non lo so, quelle sono un po' strane. Adoro la foca. No, lardata. Ca, senti, ma secondo te, ma con la camicia di papà? Va bene. La carne. Hai visto Xyrex? No. No, la carne, se per la carne... di lungo. Le salsicce ci mettono tanto, le se salsicce, non... No, tre ore e mezza no. No, effettivamente, quando... cioè, possiamo iniziare alle 11 tranquillamente. Hai comprato la benzina? Se vuoi possiamo iniziare con... Ma io direi di fare, cioè... gli antipasti, tagliamo la... come sì. Cazzo si chiama? È vero. La cosa gialla. Facciamo la cosa gialla. Allora. Oh, non mi viene, Alessandra. La cosa gialla, mi ha capito però. Io ho detto polenta, ignorante. Questo è uno strumento. No, la salsiccia non la taglio a metà, ragazzi. Che schifo. La polenta la vuoi fare grigliata? Io la taglio sempre a papà. La vuoi fare grigliata la polenta? Sì. Ok. Se no, se la vuoi fare fritta di... Se no, una sega, la cucina. Ma no, facciamola qua. No, e dicevo, la carne comincia a arrivare nel momento in cui comincia a arrivare la gente. Sì.
che sennò prima diventa una sola di scarto se vuole la sì, no, ma era perché tutta. Volevo capire se c'era qualcosa che ci mette tanto, ma non mi pare. Solo la salsiccia se non la taglia a metà, però neanche così tanto. Le salsicce sono tagliate a metà. Io ti consiglio, sì, io ti consiglio, ti consiglio gli spiedigli, farli tu. Perché... Secondo me anche la polenta, se viene fatta qui, non so, quello, vanno fatte fette grosse però per perché quello. Se no gli spiedigli ci diventi morto a girarli tutti uno per uno, se invece qui li metti tutti quanti e girali. Però io ho la pinzotta, quindi si può fare anche facile. Capito. La pinza... Caso, scusami, là. Ma tu mi hai regalato il coso per gli spiedini? Sì, però anche lì devi girare uno per uno, poi non so se può quanto... Fammi vedere, me lo porti un attimo. Io c'ho anche la pinza lunga. Quella è comoda. Siamo preparatissimi. La salsiccia non si buca. L'hanno tagliata, che dobbiamo fare? Perché si cuoce effettivamente più veloce, però perde sapore. Lo so, però guarda, questo non è tanto. No, no, certo. Tra l'altro arriva anche della salsiccia della Toscana. Quella è salatissima. Per noi ci sta bene con la polenta. Pinta grigliata è immancabile durante il grigliato. La polenta grigliata. Non la voleva. Di quello dipende da una certa latitudine. Lo so. Infatti. Ma saremo per fare. Buon mare, cocchi. Ma perché tanto affetto per l'Ale? Ma che cosa. Perché? Io sono io l'Ale. Ciao. Ma coccolino. Ciao, coccolino. Guarda. Cos'è? Carino. Ma è quello per gli arrosticini? No, no, per gli spiedini. Ah, per gli spiedini, ok. So che gli spiedini li mettere qua. Sì, però se li giri a mano questi... Ma scusa, ma devi infilare lo spiedino dentro, devi staccare tutto e rimettere dentro. Ma secondo me basta che... Ah, ce lo infili doppiamente. Doppiamente. Double pen fresh, mi piace. Questo qui, vedi che c'ha questi... è scanalato così in modo che puoi mettere, puoi girare e fare crocchetta XXL. Boh, vediamo. Costa questo qui, se no metti quello in cui sarà anche la riga, ma con gli spiedini non ti conviene mettere lì, anche perché poi ti scucini le mani a fatto di girare, perché dopo non si girano mai bene, la salsiccia resta sempre dello stesso lato. È vero. No. La salsiccia una volta che la metti da un lato non si gira mai più. Io scoperto perché lei ci mettono il lattosio nella salsiccia. Cosa ci mettono? Il lattosio. Il lattosio è dappertutto, no. Soprattutto nel baccalà mantecato che sarà. E sai quella cosa? L'hai preso il lactocazzi? Perché lì spruzzi. Ah, poi. I miei sono andati in Scozia e gli ho dato tutto l'armamentario incluso, no, però, la lactosing, allora, quindi allora, non credo di averle. Perché ho due bagni apposta. Perché c'è il giardino e poi c'è il. Il baccalà mantecato è fatto con il latte. Lo so. Principalmente. Ma quando sei intollerante al lattosio, la questione funziona che tu scegli deliberatamente per lo so, però male. Sì. E il baccalà mantecato va bene. Certo, cioè, però sai... Accetto con tranquillità il fatto di sciogliermi il culo. E quindi va bene. C'è qualcos'altro che non cosa vedo, costume versus felpa. Ma perché io sono alla griglia? Lei è alla griglia, no, è lei che è rincoglionita, non è io che... No, vabbè, non fa perché caldo. Mi dovete giudicare, ma che volete da me? Io adesso mi cambio, anch'io voglio, perché dovevamo fare tutti i Baywatch. Ci abbiamo, siamo pronti. Posso, io ce l'ho, però non mi sta. A me sta, però ho dovuto prendere un visino da mettere sotto perché però non intende. Ma perché Shane ti dà le mutande giuste e poi le tette così e tu sei tipo... Ma lo spazzacamino non è venuto a spazzarti questo? No, ha perché l'altro. Alla fine mi ha spazzato tutti quelli di casa e ha detto vabbè allora gli faccio l'ultimo giro e poi quest'inverno gli faccio spazzare. No, perché vedi non sta ciucciando un cacchio. Lo so. Bastardo. Normale. Vado io. Esce anche da su se guardi, ma esce dappertutto. Adesso vado su io, che tanto sono esperto. Su dove? Su a stappare il cammino. Ce l'abbiamo anche la roba per pulire i cammini, in effetti, però io so già come va a finire. Che muoio. Sì. Incastrato dentro, sì. Con voi che non sapete che cosa fare, e vi sentite urlare lì bruciato. Bello. Cos'è stato? Cos'è? Una bomba.
Xerix è già vestito da Baywatch su una panchina in mezzo a un parco, quindi fa un po' ridere. Ma scusa, tu stai aspettando tipo cosa, come si chiama, Forrest Gump, che ti vengano a prendere? Sta partendo la caccia alle volpi? E sta partendo la caccia alla volpe, ragazzi. Allora, stasera, se riusciamo e facciamo tutto, mi metto anche il vestito medievale per fare Crusaders, dove faremo la regina Eleonora. Ho detto vediamo, ma l'ho detto Alessandra, l'ho detto, era l'incipit del discorso, ho detto se l'ho fatto. Beh, è ora che voi andiate, che io vi devo per il posto di una scatola di cioccolatini ho due birre, basta, così sembri un alcolista. Beh, vabbè, lo giovane è. Ma che cazzo ti chiama il gatto Filippo? Filippo è un bellissimo nome. Mi fa molto ridere i nomi di persona per chiamare, però chiami un gatto Filippo. Che cazzo? Beh, disse colei che ha dato il nome Ciccio Pesto. Vabbè, ma questa c'è tutta la lore dietro. La lore del Ciccio Pesto. Esce un gettino pesto. Vabbè, sono le 10, abbiamo fatto un'ora di live, io direi che vi posso salutare, così inizio a muovere le mani anch'io per fare qualcosa di decente. Vi auguro un buon Ferragosto, è Ferragosto, sì, che continuo a dire Capodanno. Sempre in anticipo. Ma ti giuro, io continuo a dire mi hanno invitato a Capodanno da una settimana e mezza, lo so. Così non fai lo sfaticato. Allora, intanto sfaticato, dopo la cammellata di macchina che ho fatto ieri, sfaticato non mi ci potete chiamare. Cos'è stato? Ah, ok, era calma. Hai messo la sicura in cucina. Quindi vi saluto. Poi dopo il tetto lo vi mando un cuoricino e noi ci vediamo forse stasera. Cioè, aspetta. Ciao.